Buongiorno! Non so come iniziare questo reading vlog. Allora, oggi è venerdì, è mattina e questa sera, questo pomeriggio, partiamo per la Croazia, io e Marco. Andiamo a stare in una casa di un nostro amico, saremo in compagnia, però volevo approfittarne per fare un reading vlog, un summer weekend reading vlog. È un reading vlog diverso dal solito, infatti l'idea è quella che adesso scelgo i libri da portare e durante il weekend vi aggiorno un po' su come procedono le letture, ma senza appunto dedicare un intero video a un libro, quindi sarà abbastanza libera la mia lettura e in base a quello che ho voglia di portarmi via, appunto andrò avanti, non andrò avanti, non si sa, avrò tempo per leggere, non ne avrò. In generale vi farò vedere questo weekend, comunque spero che vi piaccia questa idea. Fondamentale la scelta dei libri, come sapete questa è tutta la fascia di libri che devo ancora leggere e anche quelli là, oddio. L'unico libro che ho in corso in questo momento è Mattatoio numero 5, sono proprio all'inizio. Non mi sta piacendo particolarmente, devo essere sincera. Ho appena finito di leggere Pastorale americana. Ah no, scusate, Lamento di Portnoy. Ho finito di leggere Sempre oggi, Quello che non sai. Ho letto tanto in questi giorni, libri così abbastanza brevi. E pensavo che Mattatoio numero 5 l'avrei finito in poco, invece mi sono un po' arenata, devo essere sincera. Quindi sono ancora indecisa se portarlo. E qui ce ne sono tanti che vorrei portare, infatti devo capire, devo capire. Tutto normale, Teodora, tutto normale. Vi ho preso anche il tappetino tipo refrigerante, ma non ci sta mai sopra, quindi non ha senso. Praticamente il senso di questo tappetino è che lei si dovrebbe mettere sopra, appoggiarsi e dovrebbe emanare un leggero fresco, cioè un leggero freddo. Freddo è esagerata secondo me come parola, perché è proprio fresco e basta. Però mi sembra che lei non sia tanto interessata. Cioè, ogni tanto ci si mette sopra, ma davvero per brevi, brevi periodi. Va bene, continuiamo la selezione dei libri. Sicuramente ci sarà Misery, che è il libro di cui vi ho parlato, penso di più in questo periodo perché non vedo l'ora di leggerlo. In tutto ciò abbiamo l'accompagnatrice, la valletta che porta i libri. Questo sicuramente verrà via. Spero che sia abbastanza scorrevole, spero che mi piaccia. Le mie aspettative nei confronti di questo libro sono altissime, comunque vi terrò aggiornati e vi farò sapere. Dopodiché porterò via Romanzo Rosa, che è un altro degli ultimi acquisti fatti. Anche in questo caso dovrebbe essere un libro super leggerino, da spiaggia, da sotto l'ombrellone, una storia appunto senza molte pretese di intrattenimento e spero che sia così. E poi l'ultimo libro che voglio portare, ne porto tre, a meno che io non cambi idea, e cambierò sicuramente idea, lo so già, sarà L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Questo libro vi leggo com'è descritto dietro perché manda vibes, ovvero L'arte della gioia è il libro scandalo di una scrittrice straordinaria, è un romanzo d'avventura, è un'autobiografia immaginaria, è un romanzo di formazione ed è anche un romanzo erotico e politico e sentimentale. Insomma, è un'opera indefinibile, piena di febbre e di intelligenza che conquista e sconvolge. Da questa descrizione mi ha subito, subitissimo ricordato L'amica geniale e tutta quella serie di libri che vi avevo consigliato simili all'Amica geniale, che mi ricordano molto l'Italia, che mi sanno proprio da storie di formazione, giovani ragazze che crescono, contesti indagati bene, politicamente definiti, insomma, tutta una serie di cose. E io spero che questo libro sia molto simile all'Amica Geniale, lo spero. E tra l'altro, visto che c'è anche in audiolibro, sicuramente c'è su Audible e voglio che ci sia perché la mia idea è quella di iniziare già adesso ad ascoltarlo mentre preparo tutte le valigie, tutte le cose e in generale coordinare lettura sul libro e ascolto in audiolibro, quindi fare un po' entrambe le cose perché mi piace tantissimo quando ci sono i libri in audiolibro e quindi penso che questi siano i libri definitivi, non lo so, però questo lo inizio subito. Comunque, se ve lo state già chiedendo, anche Teodora verrà con noi in Croazia. Speriamo che faccia la brava, speriamo che si comporti bene, speriamo che faccia il bagnetto in piscina. Magari, mi piacerebbe molto, anche se non so, perché devo ancora capire se le piace o no l'acqua. Abbiamo provato a farla andare al mare e c'è entrata, ma pochissimo. È entrata anche un po' al lago, ma secondo me l'acqua era molto molto fredda e quindi non ha fatto il bagno. Magari in piscina con l'acqua un po' più caldina. Ti piaci?
magari gli piace, sarebbe carinissimo vederla, sarebbe carinissimo vederla nuotare. E sei una pazza. Allora, ho letto un po' dell'Arte della Gioia, ho letto sia la prefazione, interessante perché si parla della storia editoriale del libro, che è una storia che non è molto lineare, semplice, in quanto l'autrice non ha mai visto il libro pubblicato mentre era in vita, appunto perché le cose che sono narrate all'interno sono leggermente controverse. E questo, come vi dicevo già prima, mi ricorda moltissimo tanti altri romanzi italiani scritti da donne, nei quali loro cercavano di esprimere il loro mondo parlando ad esempio anche di sessualità, e dall'altra parte ricevevano una risposta negativa, in quanto era assurdo, strano, sconvolgente che una donna parlasse di certe cose. In ogni caso, molto interessante, parte già col botto questo libro, super angosciante all'inizio, soprattutto perché ci sono delle scene molto molto forti. La protagonista tra l'altro si chiama Modesta, che è un nome di tutto rispetto, devo dire. Modesta è davvero un bel nome, e già è una che ha tutto un suo mondo interiore interessante. Bello, mi sta piacendo per il momento, lo sto anche un po' ascoltando, sto leggendo e ascoltando come faccio al solito, e vi aggiornerò. Tra l'altro con me verrà via anche lo zainetto Einaudi nero, la borsa di Adelphi, che è la borsa dove terrò tutte le cose anche durante il viaggio in macchina, e poi di solito da un anno a questa parte ormai riempiamo questi borsoni di Einaudi con tutte le cose, super comodi perché tengono un sacco di cose. Faccio l'esempio, questo è già pieno e dentro sacchetti e sacchettini ci sono tutti gli asciugamani vari, le cose varie, e a parte che pesa tantissimo è davvero super capiente, cioè per i viaggi di questo tipo in macchina queste borse sono il massimo. Due, cioè una testa e poi appunto lo zainetto e la borsa, fine, basta. In tutto questo vorrei farvi vedere il... cioè, capito? È chiaramente troppo piccola quella cuccia per lui, ma lui insiste a volerci andare. Questa è chiaramente troppo grande per lei, ma così. Siamo partiti. Ah, non ti ho chiesto, vuoi essere in questo reading vlog? Sì. Ok. Bene, Marco sarà partecipe in questo reading vlog. Comunque siamo partiti, siamo appena stati in realtà a fare la spesa, abbiamo comprato alcune cose che ci serviranno, tipo il cibo. La macchina è stracolma di cose, giustamente, perché siamo via 2 giorni, ma non vogliamo che manchi niente. E qui c'è Teodora. E basta. Allora, siamo in macchina da un'ora, iniziamo a non sapere più cosa fare, quindi farò qualche domanda a Marco. Sì, cercheremo di essere meno imbarazzati e imbarazzanti possibile. Allora, signor Marco, cosa si aspetta da questo weekend? Rilassarmi per il periodo di lavoro molto intenso. Leggere, possibilmente. Bene, e a questo punto... Guarda un po', bella, sì, interessante, ma ad esempio, che libro ti sei portato via, o che libri ti sei portato via per questo weekend? C'è un ragionamento, secondo me, da fare preliminare, è il fatto che va bene rilassarsi, ma comunque io ho una sessione da preparare per settembre, e quindi... ho scelto un testo universitario per preparare storia del Medio Oriente, ed è un libro che si chiama Musulmane Rivelate. Metteremo qui la cover. Ecco, davanti alla mia faccia. Ok. Ed è un libro che vuole indagare la condizione delle donne all'interno del Medio Oriente, del Medio Oriente, sì. E va a indagare come molto spesso le rivoluzioni che hanno caratterizzato il Medio Oriente in maniera differente, più laicizzante, tendenza laicizzante per esempio per la Turchia, o per esempio radicalizzante come può essere stato l'Iran, a fasi alterne tra l'altro, queste rivoluzioni culturali, ma non solo, perché sono anche rivoluzioni industriali, cercare di portare il paese
moderna queste fasi siano passate anche per modificare l'immagine della donna stessa. Ok. E il velo sicuramente ne è un'immagine. Penso che possa bastare. Cioè, divertente, bello, interessante. Rilassante. Siamo in una galleria, interessante. Diciamo che è interessante, bello. Forse non vogliamo sapere cosa dice tutto il libro, ecco. Però comunque interessante. Se vuoi ti dico il romanzo che sto leggendo in questo momento. Ok, beh, ma l'hai portato via? No. No, però l'ho a Vittorio Veneto. Ok, e che romanzo è? Famiglia di... stessa autrice di Lessico familiare, Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg. Che sono due in realtà, una è famiglia e una è borghesia. E posso dire, questo è il mio commento, ci ho passato delle ore a ragionare su questi due testi e il mio commento finale è, fanno cagare entrambi. In confronto che... Lessico familiare fanno abbastanza cagare. Interessante, no, interessante perché quando è io è una critica, proprio quando io cerco di dare un'opinione su un libro cerco un attimo di motivare, nel senso, no, e fa cagare proprio. Io posso capire, nel senso che comunque tu ti sei arrivato a leggere questo libro per casissimo, cioè proprio per caso, non è che hai scelto di iniziare a leggere Natalia Ginzburg dai suoi testi più popolari, come ad esempio, o più celebri, insomma più importanti come Lessico familiare, ma hai scelto di leggere una cosa che tipo sono due racconti minori di cui nessuno conosce l'esistenza praticamente, quindi ci sta anche che magari non siano proprio al meglio della sua espressività. Oltre la scelta totalmente casuale dei libri, vorrei, e la mia critica abbastanza strutturata al libro, voglio precisare che è stata scelta esclusivamente per la copertina come libro da leggere. Anche questo secondo me è un fattore da tenere in considerazione. Però se volete vi svelo i miei tre libri del primi sei mesi dell'anno. Va bene, dai, siamo pronti. Ma aspetta, intendi dire i tuoi libri preferiti o intendi dire alcuni libri che hai letto? Quelli che mi hanno colpito di più. Quest'anno? Sì. Ok. Beh, sicuramente, anche perché è abbastanza recente, La ciociara. Beh, recente, Moravia. Insomma, non è così. Beh, l'ho letto tre settimane fa. Ah, sì, ma non è pubblicato recentemente, no, no, cioè no. Che tu l'hai letto recentemente. Sì, ok, sì. Ok. E è uno di quei libri che non mi accadeva da un po' di tempo, mi ha veramente incollato. Non vedevo proprio l'ora di tornare a leggerlo. Mi piace molto in generale anche il cinema neorealista italiano e chiaramente c'è stata una trasposizione cinematografica di questo sì. libro che ha fatto assolutamente, anche qui farò una critica molto strutturata, cagare. L'abbiamo visto insieme e Marco mi ha parlato per un po' di tempo molto bene del romanzo di Moravia, che io sbaglio sempre a Moravavia. Io non so perché dico io Moravia, cioè metto l'accento sbagliato. Vabbè. In ogni caso mi ha parlato molto bene Marco di questo libro. Abbiamo visto il film e sinceramente io sono rimasta un po' titubante, e soprattutto perché Marco mi ha fatto notare come molte cose fossero diverse proprio dal libro. E poi anche la tendenza, diciamo, l'orientamento omosessuale di uno dei due delle persone coinvolte all'interno sì. del romanzo viene totalmente ignorata all'interno del libro, del film. Sì. Ma anzi viene trasformato in una persona di orientamento eterosessuale, cosa che sì, c'è una storia d'amore che non c'è in realtà nel libro. Non c'è. E poi comunque sì, stavo intanto riprendendo non so più cosa. In generale, appunto, hanno cercato di fare una trasposizione che fosse anche più accessibile anche a livello forse emotivo, cioè nel senso che hanno censurato alcune scene molto forti, forse per rendere più leggero il film, da quello che mi hai detto tu all'inizio. Anche alla io, fine. Io credo che risenta molto degli anni in cui è stato girato il film, comunque, dove alcune tematiche... Comunque è un film che ha avuto grande successo, quindi alcune tematiche portarle all'interno di un film che si sapeva avrebbe avuto grande successo, perché il regista non è Topolino. Non è Topolino. E non probabilmente che Topolino è stata anche regista. Vabbè, credo sia stata una scelta voluta. Anche il c'è uno spoiler all'inizio del non so se si possono dire queste parole su YouTube. Vabbè, l'abbiamo censurata, dai. È stato un abuso. Sia nelle fasi iniziali con
molto non voglio dire la parola con dominio maschile, non patriarcato, non accendere il patriarcato. Madonna, guarda che luce proprio. No. C'è una luce bellissima, anche se il vetro è un po'. Sì, ma tu senti una luce, dai. E cosa vuol dire? Guarda che questo funziona. Cosa vuol dire? No, qualcosa dire... quel patriarcato, volevi dire? Sì, c'è un abuso sicuramente della posizione dominante maschile. Abuso di potere. Dominante maschile. E questa cosa non emerge tanto nella prima violenza. Nella seconda un po' di più, si rende un po' di più l'idea. E anche il fatto che, non voglio fare spoiler, ma la figlia sostanzialmente... No, dai, non puoi dirlo. No, è troppo spoiler. C'è un'evoluzione. Un'evoluzione della figura del personaggio. Della figlia. Della figlia. Che non emerge totalmente o chiaramente all'interno del film. Io questo lo capisco, ma secondo me sono degli elementi centrali per poter valutare quel... Vabbè, intanto facciamo un po' una ripresa qua di questo meraviglioso programma. Quel film, più che altro. Poi altro libro che potrei mettere, quale potrebbe essere? Ok, avevamo detto top 3 libri, quindi di quest'anno di Marco. Il primo è La ciociara di cui abbiamo parlato. Poi, secondo libro, La donna giusta di Sandor Marai, che è il mio libro preferito in assoluto e l'ho fatto leggere anche a Marco, molto bello. Non serve che spieghi perché. Non facciamo nessuna analisi, se no viene troppo lungo il video. E poi? Il terzo libro più bello che hai letto. Ricordami che libro. Beh, comunque La ciociara io lo leggerò sicuramente perché ne hai parlato talmente bene che lo voglio leggere. Poi non so, non mi ricordo cosa hai letto tu. Però tanti libri che io ho detto, beh, mi piacerebbe leggere. Tipo I sommersi salvati. L'hai letto l'anno quest'anno? Scorso? No, quest'anno. Ah no, ecco cosa ci metterei. Faccio come saggio I sommersi e i salvati di Primo Levi. Al 100%, forse ancora più bello di Se questo è un uomo, mi è piaciuto ancora di più perché innanzitutto perché adoro i saggi, ma soprattutto perché dà anche un'evoluzione di quel libro a distanza di anni, quindi mi è piaciuto moltissimo perché ho fatto tutto un filone legato alle guerre mondiali, alla rivoluzione comunista in Russia. Va bene. Hai detto Buio a mezzogiorno. Imre Kertész. Ma anche Hemingway, ma anche Nulla di nuovo sul fronte occidentale, che è di Remarque, sì. Ecco, probabilmente metterei come romanzo nella top 3 Remarque, probabilmente sì, mentre Hemingway no, assolutamente no. Perché non ti era piaciuto? No, non mi è piaciuto soprattutto nelle descrizioni femminili, che sono assolutamente lontane da qualsiasi donna esistente, credo, sulla faccia della terra, ed è, credo, per quanto abbia dei meriti enormi, ma credo che sia assolutamente superato nelle descrizioni femminili. Sì, carenti le donne. Ma una visione totalmente distorta rispetto alla... Sono proprio delle vengono rappresentate come dei pupazzi incapaci di automantenersi, di autodefinirsi. Di gestirsi, insomma. Questo assolutamente non mi è piaciuto e credo che Hemingway, per quanto non voglio dare nessun Marco ha criticato Hemingway, apprezzo e riconosco il suo valore nella storia della letteratura, okay. Però credo che alcuni aspetti oggi siano totalmente superati. Ieri sera ho iniziato Misery, ho letto poco, perché ho letto tipo 5 pagine, 8 pagine prima di addormentarmi. Comunque molto bello, mi sa che andrò avanti con questo oggi.
Buongiorno, è il secondo giorno ormai qui in Croazia. Ho continuato a leggere Misery, ho letto pochissimo perché ho letto 30 pagine, però devo dire che la mia attenzione quando lo leggo è molto alta, anche se sono momenti frammentati nel corso della giornata, appunto perché magari siamo un po' in spiaggia, apro il libro, poi lo devo richiudere perché voglio andare a fare il bagno, quindi insomma non è sicuramente una lettura continua, però è comodo avere libri come questo perché comunque quando li leggi stai attento, cioè almeno io. Invece poi ho continuato anche L'arte della gioia, l'ho letto un po' questa mattina, adesso è già mezzogiorno in realtà, l'ho letto un po' questa mattina, devo dire che l'audiolibro l'ho un attimo messo in pausa e sto solo leggendo e sono arrivata a pagina 40, quindi anche qua diciamo non ho letto tantissimo, però ci sta. E oggi volevo incominciare Romanzo Rosa. Sto leggendo così tanti libri anche se ho poco tempo perché ho proprio voglia di incominciare libri nuovi e quindi oggi incomincerò a leggere questo e poi li porterò avanti tutti e tre insieme, penso, perché mi va. E quindi niente, adesso chiudo qua perché stanno per scendere anche tutti gli altri che stavano dormendo, quindi insomma stiamo un po' insieme. Ho iniziato a leggere Romanzo Rosa. Ciao Teodora. Ciao. Vede il piumino qua sopra, questo qua, e vuole mangiarselo. Vedi, perché il nechino sporco. Il nechino sporco. Allora, dicevo che praticamente ho iniziato Romanzo Rosa e una cosa super divertente è che c'è un personaggio che si chiama, vediamo appena trovo il nome, che si chiama Leonora, che ha un nome particolare, e anche in questo libro, L'arte della gioia, che è l'altro che sto leggendo, c'è sempre un personaggio che si chiama Leonora. Quindi in entrambi i libri c'è il personaggio che si chiama Leonora. Leonora qua e Leonora qua. E mi fa sorridere perché sinceramente non è un nome così comune che mi dice ok, è normale che ci sia in entrambi i libri che tu stai leggendo in un momento. Allora, sono andata un attimo in camera per parlarvi di Romanzo Rosa che ho appena iniziato. Io lo vedo giusto, però in realtà è storto. Ok, così. E adesso mi posiziono. Allora, sì, sono contro luce, ma è l'unico posto dove riesco a stare un po' comoda. Ho iniziato appunto questo libro e ho letto 20 pagine, ma già mi sta piacendo molto. Infatti parla praticamente di questa protagonista che si chiama Olimpia, che inizia a partecipare a un corso che si tiene in Italia, appunto l'autrice Stefania Bertola italiana, per scrivere un Melody. Un Melody è un romanzo tipo d'amore, un romance, che ha determinate caratteristiche, insomma sono quei libri che tutti noi conosciamo in cui c'è una protagonista che ha determinate caratteristiche, che si innamora di un uomo che ha determinate caratteristiche. Una in particolare, l'uomo è sempre più potente, diciamo, più agiato rispetto alla protagonista, quindi lei a mettersi con lui guadagna non solo nell'avere una storia d'amore, ma magari si eleva la sua classe sociale, cose di questo tipo. Insomma, praticamente questo libro un po' viviseziona quelli che sono appunto i Melody. In che senso? Nel senso che ci sono i capitoli in cui si sente questa protagonista che dice ok, devo partecipare a questo corso, in una settimana devo scrivere questo libro. Chi tiene il corso è questa signora, questa scrittrice, questa autrice che ha scritto centinaia di Melody e ci dà delle schede nelle quali ci dà delle indicazioni per scrivere il nostro, e sono delle indicazioni precise, proprio delle schede in cui dà i consigli per scrivere a tutti gli effetti questo Melody. Nel capitolo successivo è riportata la scheda in particolare in cui c'è scritto, non so, ad esempio puoi scegliere il Melody ambientato in Arabia Saudita, deve avere queste caratteristiche, puoi scegliere che sia un Melody storico, puoi scegliere la storia d'amore sull'isola deserta, ma ci sono delle cose che tu devi tenere in considerazione, quindi è anche quasi appunto leggerlo un esercizio di scrittura perché ti rendi conto di quali sono effettivamente le caratteristiche di questi Melody. Ad esempio dice: c'è un sacco di vento oggi, infatti non sono tanto in piscina, sono molto di più con il libro in mano per questa ragione, e dicevo che ad esempio nei Melody bisogna descrivere sempre i vestiti, dice, e c'è proprio, riporta la frase di come non deve essere, e ad esempio, faccio proprio l'esempio concreto, dice:
Non va bene ad esempio scrivere: Nikus l'aspettava davanti al ristorante. Appena Vierna lo vide, sentì che il cuore le esplodeva in petto. Ma bisogna scrivere: Nikus l'aspettava davanti al ristorante. Questa volta, invece dei soliti jeans, indossava un completo di lino dal taglio magistrale, accompagnato da un'impeccabile camicia bianca e da una cravatta regimental. E poi continuano. Mi dice: non devi semplicemente mettere in scena l'azione, ma devi descrivere l'abbigliamento. L'abbigliamento di Melody è fondamentale. Un'altra cosa fondamentale è che i nomi dei personaggi siano particolari, tipo come vi ho appena letto, Vierna, Nikus, e tipo fa proprio gli esempi dei nomi, tipo dice: devi aggiungere alla fine del nome un tipo Camillus. Vanno benissimo i nomi con la K, devono essere di nomi un po' esotici, non devono essere di nomi comuni, devono essere quindi particolari, deve esserci quel, se ci metti quel lus finale è perfetto, tipo Marcus, Julius, Simonus, Pierus, cose così. E mi fa stra sorridere perché effettivamente i Melody hanno un loro linguaggio specifico, hanno una loro linea precisa. Ad esempio poi un altro dei consigli è: nella prima pagina deve già succedere qualcosa che vede i due protagonisti che poi lotteranno per tutto il libro per stare insieme, deve vederli già incontrare, perché le persone che leggono i Melody sono persone che vogliono già vedere nella prima pagina qualcosa che succede, non hanno voglia di aspettare. Ed è bellissimo perché è una bellissima riflessione proprio sulle tipologie diverse di libri, e non vedo l'ora di andare avanti. Tornando a casa, ora siamo appena partiti praticamente dove eravamo noi. Stiamo passando di fronte all'acquapark dove siamo stati ieri. Penso di non aver fatto tanti video all'acquapark, sinceramente, ma perché dovevamo mettere via il telefono per fare gli scivoli, quindi mi sono goduta gli scivoli e basta. E che è questo acquapark qua, molto carino. Come ti è sembrata la nostra esperienza all'acquapark? A Istralandia. A Istralandia. 10+. Sì, perché vedevo su Instagram i video di quegli scivoli che ti chiudevano dentro, tipo una cellula del tempo, che ne so, e si apriva sotto, volevo farlo e qua c'era. Non lo sapevo, ma c'era. Sì, molto bello. Perché Gaia non ne ha fatti due perché aveva paura. No, ne ho fatti molti di più, solamente che quelli che ho fatto io tu non li hai fatti. Agli acquapark a me piacciono gli scivoli dove vai col gommone in due, secondo me sono i più divertenti, e ce n'è uno a Istralandia che è super bello perché è proprio tematizzato e praticamente sembra tipo un po' Willy Wonka dentro, perché praticamente tu scendi in questo tubo, ok, col tuo gommone, e a un certo punto ti ritrovi dentro tipo una caverna, cioè come la definiresti? Tipo una bolla. Sì, in plastica. Tipo una bolla in plastica. Praticamente non vai subito giù, ma inizi a girare intorno a questa cosa finché praticamente non ti metti nel tubo che ti porta giù. E quindi è super divertente. Cioè, non è il solito scivolo dove vai e basta, ma appunto... Tipo scarico del water. Esatto, tipo scarico del water, esatto. Succedono cose dentro. Ed è stato super divertente anche perché è stato il primo scivolo che abbiamo fatto e io non me l'aspettavo proprio che sarebbe stato così. Anzi, avevo anche un po' di paura. Quindi è stato molto bello.
casa, probabilmente ci fermeremo a Trieste a fare un aperitivo. Tornata a casa, siamo tornati in realtà ieri sera, però era molto tardi, ci siamo appunto fermati a fare quell'aperitivo a Trieste, abbiamo mangiucchiato qualcosa e poi non abbiamo neanche più cenato e siamo tornati circa alle 9-10 e siamo andati tipo direttamente a dormire. Questa mattina ho fatto diverse lavatrici, ho iniziato a montare il video che state vedendo in questo momento e ora siamo giunti al termine del weekend definitivamente, però voglio prima di salutarvi fare un resoconto finale delle letture fatte. Allora, vado con ordine libro per libro. Il primo libro che ho iniziato a leggere è stato L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Sono arrivata a 68 pagine, alternando sia la lettura in cartaceo che l'ascolto in audiolibro. Ho ascoltato in audiolibro anche questa mattina, quindi sono andata un po' avanti. È un libro molto interessante che tratta delle tematiche forti, tematiche come l'abuso, il suicidio, non so se si possono dire queste parole su YouTube, comunque tratta delle tematiche davvero molto forti. La protagonista è una giovane bambina all'inizio, ma si sa già che cresce, cioè la si vede crescere già nei primi capitoli, e che passa da situazione in situazione, nel senso che lei viene da una famiglia molto disagiata in cui sono successe appunto delle cose molto brutte. Alcune si sanno subito, alcune secondo me sono ancora un po' velate di mistero, ma secondo me si sviscereranno nel corso del romanzo. Passa a un convento dove ha un rapporto molto stretto con una madre, madre Leonora appunto, e poi a un certo punto passa a vivere nella casa dove madre Leonora è cresciuta. Quindi si vede proprio questa Modesta, la protagonista, che passa di luogo in luogo, situazione in situazione, e si deve adattare a diversi ambienti, diverse personalità, diverse concezioni di vita, proprio perché se si pensa che lei passa da un convento a una casa che non ha nulla a che fare con la religione, si iniziano a percepire anche quelli che sono i diversi modi in cui si può decidere di far crescere una giovane ragazza. Pensate solo che in convento in quegli anni, e parliamo comunque di metà del Novecento più o meno, si faceva mettere alle bambine la fascia intorno al seno perché si appunto schiacciasse e non sembrassero donne, oppure tutta una serie di regole che poi lei vede prima dover rispettare e poi non rispettare più. Insomma, quindi la si vede proprio far crescere dentro di lei quella che è la sua visione del mondo, piano piano, molto piano piano. E mi sta piacendo davvero tanto, secondo me è un romanzo anche qua molto riflessivo, però allo stesso tempo con molta azione, e le tematiche appunto trattate sono forti, anche se sono un po' edulcorate dal fatto che chi le vive è una bambina, però in realtà neanche tanto, comunque molto bello secondo me. Poi passo al secondo libro che ho iniziato, che è Misery di Stephen King. Qui sono arrivata a pagina 30, quindi è il libro che ho letto, penso, meno dei tre libri. Sì, sicuramente è il libro che ho letto meno. Si tratta di un libro che ha un che di horror, di misterioso appunto, che vede come protagonista un autore che ha un incidente d'auto e si ritrova rinchiuso, praticamente tenuto in ostaggio dalla sua più grande fan, che tramite dei medicinali praticamente lo rende una ameba, potremmo definire, che ha difficoltà sia a muoversi che a pensare. E la storia quindi è una storia che parte con un impedimento da parte del protagonista nell'andarsene, però nel mentre lui pensa. E pensa a cosa? Pensa ai romanzi che ha scritto, pensa alla sua vita passata. Nelle prime 30 pagine si struttura questa situazione che non vedo l'ora di vedere evolvere.
Mi sta piacendo molto, trovo che lo stile sia davvero ipnotico, molto, cattura molto il lettore, appunto perché c'è sempre un non detto che fa tenere incollati alle pagine perché si vuole sapere che cosa accadrà dopo, quindi anche questo mi sta piacendo davvero tanto, insomma non vedo l'ora di finirlo. Poi, terzo romanzo, che è quello che ho letto in assoluto di più, è Romanzo Rosa. Ho letto fino a pagina 89, quindi praticamente quasi 100 pagine, e sono praticamente a metà. Come vi dicevo, questo romanzo rosa parla proprio dei romanzi rosa, parla dei Melody, che sono una tipologia di romanzo appunto che ha sempre le stesse dinamiche all'interno. Molto interessante perché rispetto a quello che vi avevo già detto si è aggiunto un'altra tipologia di capitolo. Cioè il capitolo in cui c'è la narrazione principale, in cui c'è appunto la protagonista che va al corso di scrittura e si relaziona con la docente, si relaziona con gli altri componenti di questo workshop, definiamolo così. Poi c'è il capitolo in cui si vede, ci sono i capitoli in cui si vedono le schede della docente illustrate, quindi come si compone un melody e in cui si sviscera praticamente quali sono le componenti principali, quali sono gli elementi da inserire all'interno della narrazione, eccetera eccetera. E poi c'è una terza tipologia di capitolo, che è il capitolo in cui c'è proprio il melody che la protagonista sta scrivendo. Quindi si può vedere proprio la storia, come deve essere scritto un melody, poi il melody che la protagonista sta scrivendo in corso d'opera, perché poi nei capitoli successivi si leggono anche le correzioni che la docente le fa e quindi alcune cose cambiano, è tutto in via di sviluppo. Molto molto bello, perché appunto leggendo i primi capitoli mi era proprio venuta voglia di leggere un bel melody, che poi penso che si riferisca agli Harmony, che sono la collana editoriale appunto che penso non si potesse citare, ma si è citata, Melody, Harmony, insomma si assomigliano. E mi è venuta voglia di leggermi un bel Harmony, però sono stata accontentata già da questo libro, che appunto ne mette in luce uno, cioè ne fa nascere uno all'interno, non so se sto riuscendo a spiegarmi. È davvero molto bello. È bello perché è un romanzo, questo secondo me, proprio perfetto da leggere sotto l'ombrellone, appunto perché i capitoli sono molto brevi. Quindi mi sono trovata bene, perché anche se ne leggevo uno, poi mi interrompevo, ne leggevo un altro, comunque riuscivo sempre a ricordarmi a che punto ero rimasta, e l'ho trovato proprio perfetto da leggere così sotto l'ombrellone, anche se io non avevo un ombrellone, per questa ragione, perché è leggerino, è appunto coinvolgente, può essere letto in modo frammentato. È il libro che io consiglierò da adesso in poi a chiunque mi chiede un libro da leggere in estate, perché secondo me è adatto anche a tutti, molto accessibile, non ha pretese, e è davvero anche una bellissima riflessione su cosa vuol dire scrivere un libro e su quante tipologie diverse di libri ci sono e quali regole intrinseche, magari regole non dette, ci sono all'interno di un genere. Quindi davvero, secondo me, questa è una bella scoperta. Però in generale posso dire che sono molto molto soddisfatta di tutti e tre i libri che mi sono portata. Avevo voglia di iniziare libri nuovi e ho trovato dei bei libri da iniziare. Adesso mi serve solo il tempo per andare avanti con tutti, piano piano, ma insomma ho fatto bene a prendermi un po' di tempo per dare il via a qualche lettura, perché il via per le letture, cioè dare il via a un libro, secondo me è sempre un momento un po' più difficile, perché appunto bisogna aver voglia di iniziarne uno nuovo e non di andare tipo nel libro che già si sta conoscendo, no? Non so se mi sto spiegando, tipo quando apri un libro sai già cosa ci troverai all'interno, è sempre più facile. E in questo modo so che questa settimana non ho da pensare a niente, semplicemente da andare avanti con quello che ho già appunto cominciato questo weekend, quindi super. Tra l'altro ho visto anche il montaggio del video, cioè l'ho visto, l'ho fatto, ci ho messo tipo 4 ore questa mattina e mi piace davvero molto come è venuto. Sono contenta che sono riuscita un po' a catturare tutti i momenti che hanno reso questo fine settimana bello e rilassante, ma anche divertente. Non è semplice, perché bisogna sempre ricordarsi di accendere la telecamera e fissare il momento. Non ho fissato purtroppo tutti i momenti, ce ne sono certi che vabbè non possono essere ripresi, ma non sono stati ripresi, ma sono comunque, per me rimarranno comunque indimenticabili. Adoro questi weekend così un po' inaspettati, improvvisati, ma che sorprendono, che ti sorprendono. Fatemi sapere se volete vedere altri video così, altri reading vlog abbastanza dinamici in cui vi porto con me in qualche posto, o anche non vi parlo
per forza nello specifico di un libro, ma appunto vi mostro che cosa faccio e spero che appunto ne vogliate vedere altri, perché ho voglia di registrarne altri. Noi ci vediamo al prossimo video, niente, buona settimana e ciao!